verrà il giorno in cui il resto degli esseri animali potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia. I francesi hanno già scoperto che il colore nero della pelle non è un motivo per cui un essere umano debba essere irrimediabilmente abbandonato ai capricci di un torturatore. Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell'osso sacro sono motivi egualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso destino. Che altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile? La facoltà della ragione o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti sono senza paragone animali più razionali e più comunicativi di un bambino di un giorno o di una settimana o persino di un mese. Ma anche ammesso che fosse altrimenti, cosa importerebbe? Il problema non è possono ragionare né possono parlare, ma possono soffrire? Questo è un passo molto noto per chi si occupa in particolar modo di antispecismo, tratto da un testo dal titolo Introduzione ai principi della morale e della legislazione, uscito in due volumi, il primo nel 1789 e il secondo nel 1823, ad opera di Jeremy Bentham. E proprio di Jeremy Bentham voglio velocemente parlare, perché occupa un posto sempre piuttosto ridotto nella trattazione in generale del positivismo, innanzitutto è un esponente inglese, quindi quantomeno ci consente un abboccamento anche al positivismo inglese. Ma poi appunto è l'autore che ha per la prima volta toccato un punto cardinale dell'etica sensibile ai diritti degli animali, quindi alla ridefinizione del nostro rapporto con le altre specie, che appunto questo punto è stato ripreso poi dai contemporanei filosofi che si occupano di questo aspetto. Bentham è probabilmente il maggiore esponente di una corrente che dopo la sua morte sarebbe stata definita utilitarismo, e siccome esistono delle varie riprese di questa corrente, faremo bene a definirlo quindi utilitarismo classico. Qual è la posizione dell'etica che andremo a considerare? Anzi, da dove parte la proposta etica dell'utilitarismo? Parte da un'idea che non è un'idea nuova, perché ha una lunga storia, e cioè che l'esistenza sia condizionata di tutti, l'esistenza di tutti sia condizionata dalla ricerca del piacere e dalla conseguente evitazione del dolore. Quindi, come diciamo, possiamo definirla una specie di a priori, ecco, morale, questo diciamo desiderio di ogni essere di cercare il piacere e rifuggire il dolore. Era una posizione già nota, possiamo citare uno per tutti, uno su tutti, Epicuro, un rappresentante della filosofia ellenistica, che ha già individuato in questa coppiola l'asse portante poi del sistema etico proposto, ma così si potrebbero aggiungere molti altri pensatori in effetti. Partendo da questo presupposto, Bentham trae le sue conseguenze. Le conseguenze sono queste: se questo principio è valido, allora il mio comportamento dovrà sempre tenere presente le conseguenze delle mie azioni sulla base di quel principio. Quindi io dovrò stabilire i miei comportamenti facendo questo calcolo: quanto
piacere arrecherà questo mio comportamento, quanto dolore eviterà questo mio comportamento, e anche, e questo è l'aspetto chiave dell'etica su cui magari ritorneremo, a quanti esseri si può estendere questo mio comportamento. Quindi si parla appunto di qualità per quanto riguarda l'evitazione del dolore o la ricerca del piacere, e di quantità per quanto riguarda gli esseri a cui poi di fatto diciamo va a pesare, su cui va a pesare questa azione che io intendo intraprendere. Quindi il criterio per ogni che dovrebbe stabilire, che dovrebbe fungere da guida per ogni azione pratica, è appunto il calcolo delle conseguenze di questa azione. L'utilitarismo è una normalmente viene considerato una parte, diciamo, del conseguenzialismo, che praticamente appunto è la dottrina che recita nello stesso modo, cioè noi non dobbiamo partire da presupposti fissati o ancorati una volta per tutte. Non c'è una coscienza morale, diciamo, che fatta di contenuti che determini in modo rigido e deterministico il nostro agire. Al di là di quel principio, che è il principio che ci consente poi la scelta, noi dobbiamo soltanto calcolare, ecco, quale sarà il peso, la conseguenza delle azioni che stiamo per intraprendere. Quindi è una morale costruita sui fini, non costruita su, diciamo, indicazioni precise, come per esempio può essere una morale ricavata da un'ottica religiosa. Naturalmente l'utilitarismo di Bentham, che si inserisce nel positivismo proprio per questo atteggiamento calcolatore, pone una serie di distinzioni, naturalmente, che rendono, insomma, diciamo, questa posizione più articolata, sul, per esempio, sul tipo di piaceri che è preferibile scegliere, no? Noi possiamo anche intraprendere un'azione che deve, diciamo, che ci trova a dover decidere per un piacere A e per un piacere B. Allora, come possiamo fare? Anche qui dobbiamo calcolare, cioè dobbiamo calcolare, per esempio, quale dei due piaceri sarà più lontano da un dolore che potrebbe recare con sé, quindi quale sarà più puro, o quale sarà più fecondo, cioè qual è dei due piaceri quello che poi a sua volta potrebbe innescare altri piaceri, e così via. Cioè si tratta di tutta una serie di artifici che assomigliano appunto molto al calcolo matematico, attraverso i quali decidere appunto quale sarà la nostra, diciamo, l'azione da scegliere. Quindi il risultato della nostra azione è ciò che noi dobbiamo tenere presente, quindi non partire da categorizzazioni fisse, da elenchi di precetti di varia natura, ma tenere presente appunto quanto dolore stiamo causando con il nostro comportamento e come fare per evitarlo, quindi compiendo un'altra azione. Allora, a proposito della lettura, diciamo, della citazione da cui siamo partiti, vogliamo ricordare che Bentham appunto è stato il primo che ha chiaramente specificato che come criterio di scelta fondamentale noi dobbiamo tenere appunto questo, perché questo criterio, cioè il criterio che stabilito sulla base del dolore e del piacere, è effettivamente il criterio principale. Cioè prima di questo criterio non c'è niente, perché prima della capacità di provare piacere e dolore non c'è la sensibilità, quindi se non c'è la sensibilità non c'è nemmeno l'interesse da parte dell'individuo. Praticamente siamo alla dimensione della cosa, però appunto il fatto è questo, che alla fine del Settecento questo signore già diceva
Dobbiamo tenere presente questa dimensione per le nostre scelte. E a quel punto, appunto, avete visto come entrano in gioco gli animali, dicendo non possiamo stabilire trattamenti morali diversi per quanto riguarda l'animale umano e per quanto riguarda l'animale non umano, perché se la linea di demarcazione è quella del dolore e del piacere, anche gli animali provano dolore e provano piacere. Quindi le nostre azioni devono tener presente anche anche la ricaduta su questi esseri. Ora, è bene fare una precisazione per quanto riguarda l'etica, perché l'etica ha una caratteristica che è quella della universalità, molto spesso la dimentichiamo, cioè dimentichiamo che gli atti o i comportamenti che sono originati da interesse personale, per essere difendibili dal punto di vista dell'etica, si devono dimostrare compatibili con principi etici più ampi, ovvero la nozione di etica porta con sé l'idea di qualcosa di ben superiore alla individualità. Facendo un regesto dei principali sistemi etici proposti nella tradizione, nella nostra tradizione culturale, noi troviamo quantomeno un punto in comune, perché poi altrimenti le differenze sono anche molto rilevanti. Il punto comune è che l'etica in tutti questi autori assume o deve assumere un punto di vista universale. Quindi potremmo dire che quanti più sono gli esseri coinvolti nella nostra decisione etica, tanto più essa sarà appunto definibile come etica. Cioè, l'etica si distingue dalla normale autonomia della condotta individuale, da questo riferirsi a qualcosa che va oltre se stessi, cioè dove la soggettività deve, gli interessi quindi del soggetto devono essere messi da parte, altrimenti non parliamo di considerazioni etiche, ma parliamo appunto di prescrizioni che servono a raggiungere determinati fini mettendo in atto determinati mezzi, ma non è etica questa. L'etica deve superare il punto di vista individuale e allora va riconosciuto a Bentham di aver individuato un criterio che è quello appunto fondato sul elementare binomio di piacere e dolore, cioè quindi quelle caratteristiche che contraddistinguono un essere senziente, e di aver incluso naturalmente anche gli animali, che sono esseri senzienti e ai quali quindi andrebbe, estesa la sfera delle nostre, considerazioni quando intraprendiamo un, comportamento che appunto voglia dirsi etica e non un semplice, comportamento finalizzato alla soddisfazione di un interesse personale.